Prendetevi qualche secondo per leggere questo tweet. Ora prendete lo stesso tweet, traducetelo in spagnolo e cambiate il nome del giornalista che l'ha scritto. Non si chiama Paolo Ziliani, si chiama Pablo Hernández. Otterrete un fantastico grido di dolore, una fantastica richiesta di aiuto da parte di un giornalista vittima di minacce della FARC, ovvero la guerriglia armata rivoluzionaria colombiana. Ma purtroppo non siamo in Colombia, non siamo negli anni Ottanta, siamo in Italia e siamo nel 2023. Che questo paese, che noi amiamo tanto, sia un paese retrogrado, non v'è alcun dubbio, non v'è alcun dubbio. Viviamo in un paese ancorato ai dogmi di 40 anni fa, un paese in cui tutti i neri sono scimmie, un paese in cui tutti gli slavi sono zingari, un paese in cui tutte le donne sono completamente inutili senza un uomo, un paese in cui gli uomini sono cacciatori. Un paese totalmente retrogrado, un paese che si è fermato agli anni 80. Lui è Paolo Ziliani, un giornalista. Giornalista. Questa parola anacronistica, a mio modesto parere. Una parola che un tempo aveva un significato, che un tempo era sinonimo di una professione rispettabile. Un tempo il giornalista era quell'individuo imparziale che ti raccontava ciò che succedeva nel mondo. Lo faceva con professionalità, con imparzialità e con dovizia di particolari. Ora la parola giornalista ha completamente perso di significato. Ora la parola giornalista è assolutamente sinonimo di leccaculaggine, sinonimo di incompetenza, ma soprattutto sinonimo di servilismo. Paolo Ziliani è un giornalista, ma è un giornalista diverso. Paolo Ziliani viene definito in modo particolare. Secondo me, la miglior definizione possibile per Paolo Ziliani è la seguente: il peggior nemico degli Juventini e il miglior amico di tutti gli altri. Io non sono qui a dire che Paolo Ziliani sia un giornalista migliore o peggiore degli altri. Sono qui a dire che Paolo Ziliani è sicuramente un giornalista diverso. Un giornalista che, in quanto diverso, infatti, è spesso e volentieri disoccupato. Paolo Ziliani non viene invitato nelle trasmissioni televisive, Paolo Ziliani scrive raramente nei giornali, Paolo Ziliani ha un account Twitter sul quale esprime le proprie idee e che nella maggior parte dei casi viene bannato e costretto a chiudere. Ora si è arrivati alle minacce. Se fino a poco tempo fa l'accanimento verso Ziliani si limitava a qualche querela, a qualche causa, a qualche account fatto chiudere. Ora si è passati, come si suol dire in gergo, alle maniere forti. È stata coinvolta la famiglia di Ziliani, a quanto scrive lui. E ci credo, perché credetemi, Ziliani può avere tutti i difetti del mondo, ma non quello di essere un maniaco di visibilità. La visibilità non gli manca e lo dimostra la quantità industriale di gente che lo segue e che ha continuato a seguirlo, nonostante sia stato assente dalle scene di Twitter per moltissimo tempo. Gli Juventini lo definiscono un pazzo, lo definiscono un ossessionato, lo definiscono una persona che sta cercando di mitigare la propria frustrazione, di sfogare la propria frustrazione prendendosela con la Juve, attaccando la Juve in ogni modo e in ogni maniera. A questo punto io voglio fare una considerazione, perché comincio ad avere qualche dubbio su questa cosa. Leggendo i tweet di Ziliani in maniera superficiale, si può anche dare ragione agli Juventini. Si può anche dire, questo
È un semplice ossessionato. Questo è uno che ce l'ha con la Juve, questo deve aver avuto qualche problema. Si parla di un tradimento, si parla di Montero con sua moglie, si parla di qualsiasi cosa. Però secondo me ragazzi, qui c'è qualcosa di più. E ve lo spiego perché. Vi spiego il perché. Una persona, per quanto sia frustrata, per quanto sia incazzata, per quanto ce l'abbia con la Juve, con i propri dirigenti, con i membri dello staff, con chiunque, non arriverà mai, mai al punto di rovinare la propria vita per questo motivo. Non ci arriverà mai. Si ferma prima. Una persona intelligente, come Ziliani, si ferma prima. Ora, ha ricevuto delle minacce dirette alla sua famiglia. E credetemi che non si fermerà. Si fermerà per un po', lascerà placare le acque, ma poi continuerà. Perché? Perché è frustrato, perché è ossessionato, perché odia la Juve? No, ragazzi miei, no. Secondo me qui c'è qualcosa che Ziliani sa e che gli altri fanno finta di non sapere. Qui c'è qualcosa che Ziliani sa che è molto scomodo per determinate persone. Il fatto che un ossessionato scriva sulla Juve non è un problema. Gli si fa un ban, gli si fa chiudere l'account. Ma arrivare al punto di tempestarlo di querele, di tempestarlo di cause, di arrivare al punto di minacciargli la famiglia, è indice che questo personaggio è scomodo, che questo personaggio è pericoloso per coloro i quali lo stanno minacciando o facendo minacciare. Non so più di questo. Questa è una mia idea personale. Sono semplicemente convinto del fatto che un antipatico, uno che offende, uno che si scatena contro la Juve, che dimostra tutto il suo rancore, la sua cattiveria nei confronti di una squadra, nei confronti dei suoi dirigenti, prima o poi si ferma. E soprattutto, non genera il casino che sta creando questo personaggio. Se una persona è semplicemente un rompicoglioni, se una persona è semplicemente un ossessionato, se una persona è semplicemente un frustrato, non si fa altro che bloccargli l'account. Non si arriva a minacciargli la famiglia, assolutamente. Per questo dico che Ziliani è un personaggio scomodo e i personaggi scomodi sanno cose che i potenti non vogliono che si sappiano.